Carissimi amici che ci ascoltate, un saluto a tutti voi da Gianna Cataudella. Natale ormai vicino e ci sembra quanto mai opportuno in questi giorni di frenesia che precedono la festa più bella e più attesa, soprattutto dai più piccoli, fermarci per riflettere sul senso, sul significato del Natale e per fare questo abbiamo oggi ospite in studio il nostro vescovo Monsignor Carmelo Cutitta, che io ringrazio in modo particolare perché nonostante i tanti impegni di questi giorni è riuscito ad essere presente. Grazie eccellenza e bentrovato. Sono io che ringrazio voi per avermi invitato e perché mi date la possibilità di poter interloquire qui a Radio Caris e attraverso la Radio Caris di raggiungervi nelle vostre case e nei vostri luoghi ordinari della vita. In questo nostro tempo caotico, stressato, dove la fretta la fa da padrone, è difficile riuscire a fermarsi per riflettere e per riflettere proprio sul Natale. E che senso ha oggi parlare di Gesù bambino, della grotta, della stella, dei pastori? Questa festa è stata completamente svuotata del suo significato reale. Ci siamo persi nei labirinti della banalità. Oppure c'è qualche speranza per venirne fuori? Ma questo dipende da ciascuno di noi, dipende anche dalla stessa società nella quale noi siamo inseriti. Certo, oggi, è più evidente una forma di scristianizzazione della perdita dell'identità della vita cristiana, ma questo no, non ci può scoraggiare perché il Natale arriva ogni anno e ogni anno in un modo o nell'altro questo Natale ci interpella. È vero che ci possono essere dei cuori che si sono chiusi completamente a quella che è la novità di Dio, ma è pur vero che ci sono tante persone che invece continuano a vivere il mistero del Natale così com'è. Il mistero del Natale è il mistero del Dio che esce da se stesso, che viene ad abitare in mezzo agli uomini per condividere la sorte degli uomini. Il Verbo di Dio si fa carne e viene a piantare la sua tenda accanto a noi. Questo non può che darci una grande gioia. È ovvio che il Natale è il Natale della gioia, la gioia di poter accogliere, il Dio che ci visita. La gioia di accogliere un Dio che facendosi carne si fa piccolo e ci vuole provocare la nostra vita, vuole provocare in modo particolare quello che è l'orientamento che noi vogliamo dare alla nostra vita. Purtroppo, il Natale è diventato una festa assolutamente così, effimera se vogliamo. Forse si cercano i doni, oggi è più difficile riuscire anche a portare dei doni ai bambini stessi. Ci sono tante famiglie che vivono condizioni di disagio così grandi, per la disoccupazione e per il non avere un punto di appoggio, una propria casa. Per quello che manca, direi proprio per il sostentamento quotidiano delle famiglie stesse. Noi ci sentiamo molto vicini a queste famiglie e credo che il Natale, se è veramente vissuto con intensità e con consapevolezza, ci debba portare a questo mistero, a questo scambio di doni che tutti ci dobbiamo fare. E lo scambio di doni ce l'ha insegnato proprio Dio. Lui ha assunto la nostra umanità per farci diventare divini come Lui. Dio ha spogliato se stesso, ha mandato il suo figlio, direi quasi allo sbaraglio nel mondo, per provocarci e perché noi possiamo dare una risposta a questa provocazione. Forse ci sarà chi rifiuta Dio, certamente, ma ci sono tanti che si pongono, direi, si pongono nella condizione di almeno aprire la porta del loro cuore a Dio che viene incontro a noi. E in effetti Gesù viene a noi nella forma di un bimbo, nella forma proprio più, direi, più particolare, più bella, più tenera, più indifeso.
Ma credo che soprattutto lui ci chieda di accoglierlo e di accogliere la sua tenerezza, il suo amore. Parlava di cuori induriti. Credo che proprio la difficoltà sia questa a volte, di un cuore indurito dal tempo, dalle situazioni, dalla vita, dai disagi. E Dio ci offre il suo figlio Gesù proprio perché noi possiamo aprirci, aprire il cuore indurito da tanti problemi e a far entrare l'amore del Signore, l'amore del piccolo Gesù, la sua tenerezza, quella tenerezza di cui tante volte parla il Santo Padre Francesco, che è un modo per far guarire il cuore, per questo cuore farlo ritornare di carne e accogliere quindi la tenerezza di Gesù, il suo amore. Il Signore che viene per condividere la nostra sorte. Io credo che quando qualcuno di noi si mette accanto a una persona sofferente, a una famiglia disagiata, quelle persone che vedono la vicinanza riescono a comprendere molto meglio la presenza di Dio in questo mondo. E allora questo ci fa capire che noi diventiamo uno strumento, possiamo essere, potremmo dire, un filo conduttore tra la grazia e l'amore che viene da Dio e allo stesso tempo la vicinanza a queste persone che effettivamente possono vivere situazioni di disagio. Il disagio non è soltanto economico, il disagio è culturale. La nostra cultura tende piano piano a far uscire Dio dalla vita quotidiana della gente. E poi il disagio è nelle persone che, avendo forse il cuore indurito, non si sono aperti alla grazia che viene dall'alto, a questa volontà di Dio di volere condividere la nostra comune sorte e risollevarci, perché quello che Dio ci ha promesso è che noi vivremo eternamente. E vivremo eternamente in una dimensione di bellezza, di grazia, di pienezza e di vero amore. Dice bene, Eccellenza, perché in effetti non deve essere un discorso teorico. Sì, Gesù è amore, è tenerezza, ma questo, ecco, va testimoniato, va reso concreto, e la concretezza è nel nostro atteggiamento verso gli altri, verso chi ha bisogno di quel sorriso, di quell'accoglienza, di quell'abbraccio, di quell'ascolto spesso, perché come lei diceva poc'anzi, spesso, ecco, non è tanto il problema, a volte sì, quello economico c'è, ma sentirsi ascoltati, sentire qualcuno che sta vicino a te, dà la tua attenzione, ti ascolta, a volte anche basta l'ascolto, poi ecco, la persona si sente più serena. Sì, vabbè, ma non mi hai detto niente, sì, però io mi sono sfogata, ho bisogno di svuotare quello che avevo dentro il cuore. E credo che questa sia la carezza di Dio, passa attraverso ognuno di noi, attraverso la nostra testimonianza. Sì, a questo ci richiama continuamente, come poco fa diceva lei, Papa Francesco. Papa Francesco non si stanca di ricordarci che siamo chiamati a fare dell'amore, della compassione, della misericordia e della solidarietà un vero programma di vita. Lo stile di vita del credente deve essere quello della vicinanza e della solidarietà nei confronti dei propri fratelli, a cominciare dal nucleo familiare proprio, per esempio, dove tante volte possono esserci anche conflitti, litigi, e magari tra fratelli non ci si parla più per tutta la vita. Questo stile di vicinanza, di compassione, di solidarietà poi va spostato anche in un'altra dimensione, all'interno per esempio di una comunità parrocchiale, dove ci si deve comprendere, aiutare, dove si cresce insieme nella fede e si diventa anche missionari dell'amore. Direi un amore che non viene soltanto annunziato con le labbra, ma reso vivo proprio dalla solidarietà concreta verso i fratelli.
Vivere il Natale comporta un impegno se uno lo vuole vivere in sincerità e soprattutto con generosità. E noi dovremmo essere attenti alle persone che sono in debito con noi. E se vogliamo vivere veramente il Natale, dobbiamo accogliere quella verità evangelica accesa nell'anima dal Signore che ci spinge nei rapporti interpersonali a condonare i debiti, a perdonare e quindi a includere, a correggere se vogliamo. Questo accade quando però noi siamo pronti a dare la mano, un sorriso a qualcuno che eravamo tentati di scansare. Questo avviene quando veramente nel nostro cuore scatta la scintilla dell'amore verso l'altro, della misericordia verso l'altro, e quindi si realizza poi questa sinergia di amore che viene dall'uno, che viene accolto dall'altro e che crea la dimensione della comunione e della comunità. Questo, mentre lei parlava, eccellenza, ricordavo appunto una frase di Papa Francesco, questo modo così, lo scarto, di vedere l'altro come un concorrente e di scartarlo, di metterlo da parte, di isolarlo, proprio non dando questo... quello che è il senso dell'essere cristiani, appunto la misericordia e l'amore. E pensavo anche a proposito lei ha parlato della parrocchia, della comunità, mi veniva in mente un passo del Vangelo, adesso non mi ricordo, comunque in Atti, non ricordo bene, quando si dice, ecco, gli altri si avvicinavano, le altre persone si avvicinavano alla prima comunità perché vedevano che fra di loro si amavano. Cioè vedevano che i primi cristiani si amavano fra di loro, si aiutavano, si sostenevano. Allora chi era all'esterno di questa comunità vedeva tutto questo amore e allora veniva invogliato ad entrare in questa grande famiglia. Quindi penso che il problema di fondo sia quello di creare questo amore reciproco, questo perdonarsi, questo amarsi, questo voler mettere da parte l'idea dello scarto, che è l'idea mondana, tra virgolette, perché sono parole di Papa Francesco, proprio uscire da questa mentalità mondana dello scarto. Io credo che le comunità cristiane, e mi riferisco alle comunità cristiane, quelle più concrete, e quindi le comunità parrocchiali, se hanno al loro interno una vivacità che li porta all'ascolto innanzitutto della parola di Dio e poi alla comunione fraterna, le stesse comunità che poi sono quelle più vicine alla gente possono diventare vere scuole di comunione, scuole di preghiera, scuole di solidarietà, scuole di accoglienza delle persone. Ciascuno va accolto per quello che è, se c'ha la fede o anche se la fede non ce l'ha. Però le comunità cristiane devono essere inclusive, devono cioè cercare di fare in modo che chi bussa alla porta di una parrocchia, in una qualunque comunità della nostra diocesi, ci possa essere un segno, un'accoglienza, una solidarietà e un accompagnamento anche nel cammino della fede e della vita cristiana. Il Santo Padre afferma nell'esortazione apostolica, appunto Amoris Laetitia, il numero 65, dice: il mistero del Natale, il segreto di Nazaret è la famiglia. L'incarnazione del Verbo è legato alla famiglia. Oggi la famiglia è in crisi. Come ritrovare la voglia di far famiglia, di essere famiglia, attingendo all'esperienza di Giuseppe, di Maria e del piccolo Gesù? La famiglia è in crisi, questo è vero, esistono situazioni di crisi nelle famiglie, però io posso attestare che ci sono ancora, che ancora la famiglia nel nostro territorio, penso, soprattutto, tiene le relazioni familiari che qualche volta possono essere anche conflittuali, nonostante tutto reggono.
E nel momento in cui ci si trova nella necessità, si vede chiaramente come tante volte c'è il soccorso di tutti, la convergenza di tutti. Certo, il modello della famiglia, così come noi lo concepiamo, la famiglia cristiana in buona sostanza, è un modello che è ben accolto, però non si può pensare alla famiglia idilliaca o alla famiglia come qualche volta viene citato, quella del mulino bianco. Noi vogliamo guardare alla famiglia con realismo, come luogo di amore certamente, ma luogo dove si cresce anche tra le conflittualità, dove si modella il carattere di ognuno che fa parte della famiglia, dal bambino al ragazzo, all'adolescente, all'adulto, al giovane, ai genitori. Sì, è vero, è difficile, però io credo che i conflitti all'interno della famiglia sono esistiti da sempre. Anche Maria e Giuseppe che vanno a Gerusalemme, Gesù a un certo punto, appena adolescente, comincia a fare di testa propria, si perde, si allontana. Ma perché? Perché vuole scoprire il mondo, perché vuole vedere da sé. E allora io credo che all'interno della famiglia, se c'è la disponibilità interiore da parte dei singoli membri, ci può essere anche la possibilità di integrazione, di condivisione. E spesso le famiglie vengono così dipinte, vengono fatte delle pennellate piuttosto forti sulla famiglia. In realtà non sempre è così. È vero che ci sono le difficoltà, però è vero che ci sono anche dei buoni, ci sono dei buoni, delle buone famiglie che cercano di andare avanti nonostante le difficoltà e che costruiscono giorno dopo giorno una culla, un ambiente idoneo dove potersi scambiare l'amore e l'affetto reciproco. Il Natale è la festa della gioia, sempre con le parole di Papa Francesco. Non è la gioia del consumismo che ci porta al 24 dicembre tutti in ansia, dice Papa Francesco, perché mi manca questo, mi manca quello. No, questa non è la gioia di Dio. Qual è la gioia vera del Natale allora, eccellenza? In ogni Natale il Signore nasce. Ecco, noi guardiamo al mistero del suo ingresso nel mondo, ma il Signore a Natale nasce nei luoghi del dolore e accende sulla volta del nostro cielo quella stella cometa che è simbolica, che è una stella che è destinata a condurci a Lui. Si tratta di qualcuno o di qualcosa che ci porta un messaggio di salvezza, dove Dio ha messo la risposta che cerchiamo e la grazia di cui abbiamo bisogno per superare le contrarietà. Il Natale, in realtà, siccome il mistero del Natale è il Dio che ci visita, che viene a condividere con noi, il Natale ci insegna in realtà a gettare i nostri affanni in Dio, che alla fine si prende cura di noi. Quindi dovremmo essere totalmente gioiosi celebrando il Santo Natale, proprio perché possiamo fidarci di Lui, confidare in Lui, affidare a Lui quelle che sono le nostre difficoltà, ma anche le nostre cose positive, e lasciare che sia Lui stesso a colmare i vuoti che ci possono essere nella nostra vita. Di fatto non è così. In che senso? Parlo un po' della mia esperienza di vita, ecco, con il Signore. L'ho incontrato quando avevo 30 anni, sono stata anche abbastanza fortunata, devo dire, da questo punto di vista. È da tanto tempo che cammino con Lui, però ecco, spesso questa capacità di lasciare a Lui gli affanni che abbiamo, a volte sì, riesco, a volte no, ma capisco che è quella sorta di autosufficienza che noi ci portiamo dietro, no? Quella capacità di autodeterminarsi, di riflettere, di pensare con la propria testa, che ci porta a cercare di risolvere i problemi da soli. Noi dobbiamo trovare la soluzione, e invece il Signore ci dice: no, fidati, fidati di me, fidati, io sono il Signore Dio, colui che è venuto sulla terra, si è fatto come te, che vuole stare con te, ti vuole accompagnare nella tua vita, che condivide, sto condividendo e condivido la tua vita, le tue gioie, i tuoi dolori, fidati di me. Ed è questo fidarsi che spesso è difficile.
Fidarsi e affidarsi sono due termini che fanno parte della dimensione della fede. Se io, il bambino piccolissimo, si abbandona totalmente ai propri genitori, sono i genitori che piano piano lo nutrono, lo fanno crescere, lo puliscono, lo vestono e piano piano trasmettono a lui tutto quello, al bambino tutto quello che è il loro patrimonio di amore, il loro patrimonio anche di fede per chi ce l'ha, il loro patrimonio della vita che hanno sperimentato e che li ha fatti crescere. E allora questa dimensione del travasare sugli altri, del travasare su di noi, anche noi tutti quanti possiamo essere considerati piccoli bambini, anche se siamo cresciuti, perché abbiamo bisogno di una presenza di affetto, di accompagnamento, di sicurezza che rende la nostra vita, direi, più sicura e ci fa camminare più speditamente e ci fa crescere anche, non solo in età, in sapienza e in grazia, ma ci fa crescere anche poi, per chi ha la dimensione della fede, ci fa crescere anche nella fede. E parlava di bambini, bene, allora ritorniamo un po' indietro nel tempo. Lei come viveva il tempo di Natale nel suo paese, nella sua famiglia, da piccolo, da ragazzo? Ma da ragazzo è cambiato il mondo, insomma, da quando io ero bambino ad oggi. Si viveva nella semplicità, e le nostre mamme facevano i loro dolci natalizi, li facevano a casa. E poi si viveva una dimensione molto semplice. La preparazione al Natale era preceduta da incontri di preghiera anche nella parrocchia ai quali partecipavamo, si costruiva insieme il grande presepe. Sono quelle cose semplici che anche oggi vengono fatte. Io so che in tante famiglie si crea proprio questa dimensione del presepe e lo si ricerca oggi anche un po' più di ieri, però nella dimensione domestica. Questo non può che fare piacere, mentre ci troviamo nel mondo complesso in cui viviamo, dove ci sono culture diverse, dove ci sono fedi diverse anche. Ecco, l'appello è a conservare ciascuno la propria identità. In fondo, poi crediamo, le tre religioni monoteiste credono nello stesso Dio, in realtà, e quindi abbiamo in comune questo Dio ricco di amore che ci viene incontro. Noi cristiani sappiamo che Dio ci viene incontro proprio con il mistero della incarnazione e dunque ci ritroviamo a contemplare nel presepe questo Dio che si spoglia, che viene a mettere una tenda in mezzo a noi, non una casa, una tenda che in ogni momento si può smontare, perché in realtà Dio cammina con noi e smonta la sua tenda per seguire ciascuno di noi come compagno di viaggio. E questo, pur nella provvisorietà della tenda, ci dà anche la consapevolezza che apparteniamo a Lui. E il mistero del Natale ci fa percepire chiaramente questo amore grande di Dio che esce da se stesso, che entra nel mondo attraverso il suo Figlio e viene a condividere la nostra sorte, la nostra natura umana, e quindi viene a condividere anche la dimensione della sofferenza. Pensare che un Dio che è perfetto e che è eterno possa soffrire per noi forse ci deve interpellare. Qual è il ricordo più bello che lei ha del Natale? Ma il ricordo più bello è del Natale. Ci sono tanti Natali che abbiamo trascorso insieme con la mia famiglia, con le persone care. Poi anche le persone care vengono meno, ma noi continuiamo nella stessa fede ad essere uniti a loro e quindi celebriamo ugualmente il mistero del Natale come il mistero della Pasqua. Lo celebriamo sempre con gioia e con gratitudine al Signore. C'è un desiderio particolare che lei spera si possa realizzare a Natale? Ma il desiderio che possiamo chiedere, che chiedo io al Signore, è che veramente non ci possano essere persone che soffrono, non solo a Natale, ma sempre, durante tutto l'anno.
Questo è quello che noi possiamo chiedere al Signore. D'altronde, quando recitiamo la preghiera del Padre nostro, chiediamo a Lui il pane quotidiano, chiediamo a Lui di liberarci da ogni male, e quindi ci affidiamo totalmente alla sua bontà. E ha qualcosa di particolare da chiedere a Gesù per la nostra diocesi, per tutti noi, per lei? Ma in questo momento vorrei soprattutto che avessimo la capacità di stringerci in questo Natale attorno alle popolazioni del terremoto, ecco, del centro Italia. Credo che sia importante, sono nostri connazionali, un po' dovunque nella nostra nazione sono avvenuti fenomeni, i fenomeni del terremoto, e tutti quanti sappiamo quanto è doloroso. Credo che in questo momento a loro vada data una particolare attenzione, con la preghiera, ma anche con le forme di solidarietà che sono state attuate e che continuamente crescono per aiutare queste famiglie che si ritrovano un po' come Gesù. Ecco, Gesù alla fine è nato in una campagna, in una grotta, in una casa di ruta. Insomma, questo nascere di Gesù in una situazione di precarietà ci vuole far guardare a quelli che per ora vivono condizioni di assoluta precarietà. Bene, concludiamo questo nostro spazio informativo di oggi. Io ringrazio Monsignor Carmelo Cutitta per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di interloquire con voi. Mi state ascoltando, io non ascolto voi, però posso capire che anche le sollecitazioni che sono venute fuori da questa chiacchierata che abbiamo condiviso insieme può essere molto bello e molto significativo. Volevo aggiungere che un'altra attenzione la possiamo dedicare anche ai fratelli immigrati, ai quali vogliamo stringere cordialmente la mano, nel segno di una accoglienza che deve essere animata da una carità intelligente e per questo anche lungimirante. Non possiamo mettere le mani avanti per allontanare. Siamo convinti invece che la vera saggezza è capace di costruire un futuro migliore. La vera saggezza sta nel leggere all'interno delle righe della storia quali sono i disegni di Dio sui singoli e sui popoli. Visto che questo esodo che viene è un esodo di popolo, ecco, di popoli. Bene, saluto e ringrazio chi ci ha seguito. Ciao da Gianna Cataudella e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris.